Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Teleappennino Parma. Questa sera iniziamo subito con una notizia di cronaca. Infatti era passato da poco mezzogiorno quando un incidente stradale è avvenuto nella centralissima via Bottego di Borgo Taro. Tanto la preoccupazione e anche il tantan sui social, sui vari gruppi WhatsApp. Vediamo cosa è successo. Era da poco passata l'1:30 di quest'oggi, 24 novembre 2021, quando nella centralissima via Bottego a Borgo Taro una donna di 86 anni, che sembra stesse attraversando sulle strisce pedonali, è stata investita da un altro autoveicolo. Sul posto, la centrale operativa 118 Emilia Ovest ha immediatamente inviato i mezzi di soccorso con automediche ed ambulanza dell'assistenza pubblica di Borgo Taro e Albareto, una pattuglia dei carabinieri sempre di Borgo Taro e i vigili del fuoco accorsi sul posto perché la donna era rimasta incastrata sotto all'autoveicolo, una Fiat Panda rossa, guidata da una ottantenne della zona. Una volta liberata, la donna investita è stata stabilizzata da parte del medico e dei sanitari dell'assistenza pubblica di Borgo Taro Albareto e trasportata verso la piazzola di sosta dell'elisoccorso, dove, arrivata l'eliambulanza, l'ha caricata a bordo ed è volata verso l'ospedale maggiore di Parma. Sembra fortunatamente che le condizioni di salute della donna siano non di eccezionale gravità, ma di media gravità. Nel frattempo, una seconda ambulanza, sempre dell'assistenza pubblica di Borgo Taro, è partita diretta verso il posto dell'incidente, in quanto la donna a bordo del mezzo investitore non si è sentita molto bene. È stata così trasportata all'ospedale Santa Maria di Borgo Taro per accertamenti. Il traffico in via Bottega è rimasto bloccato per alcune decine di minuti. La viabilità comunque è stata regolata dalla Polizia Municipale del paese. Complimenti a tutti i soccorritori, specie ai volontari del soccorso dell'assistenza pubblica di Borgo Taro, ai vigili del fuoco volontari di Borgo Taro, ai carabinieri, insomma, davvero un bel esempio per tutta la popolazione. Adesso andiamo a parlare di Pontremolese, infatti Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto il lungo calendario dei lavori sulla tratta Parma-La Spezia che porterà notevoli disagi tra il 23 maggio e il 27 luglio dell'anno prossimo. Non mancano fin da ora le proteste sul web. Vediamo il servizio di Emanuele Berni. 2 mesi di interruzione continuativa dei trasporti sulla tratta ferroviaria tra le stazioni di Pontremoli e Berceto per lavori sulla Pontremolese. A comunicarlo nella giornata di martedì 23 novembre è Reti Ferroviarie Italiane attraverso un comunicato ufficiale dove si specifica che dal 23 maggio al 27 luglio 2022 le stazioni di Borgo Val di Taro ed Ostia Parmense rimarranno chiuse. Pertanto non sarà possibile prendere alcun treno e utilizzare un mezzo ferroviario. La stazione agibile più vicina sarà quella a Ghiare di Berceto. Ai 2 mesi di interruzione continuativa si aggiungono 6 fine settimana pre e post interruzione nelle seguenti date: dal 26 al 28 febbraio, dal 12 al 14 marzo, dal 9 all'11 aprile, dal 7 al 9 maggio, dal 10 al 12 settembre, dall'8 al 10 ottobre, dal 29 al 31 ottobre. Reti Ferroviarie Italiane precisa che i lavori riguarderanno interventi sulle travate metalliche presenti lungo la tratta, attività di armamento, attività sulle opere civili, rinnovamento binari contratti in legno e risanamento della massicciata lungo la tratta PM Grondola Guinadi Pontremoli. Manutenzione straordinaria sulla galleria Bastardo, manutenzione straordinaria, consolidamento, ripristino volta e monitoraggio galleria Borgallo, innalzamento di marciapiedi 2 e 3, manutenzione straordinaria pensiline presso la stazione di Borgo Taro, manutenzione straordinaria pile e impermeabilizzazione ponte Manubiola. Non sono ancora noti i dettagli sulla riprogrammazione della circolazione, ma non si sono fatte attendere le proteste su Facebook nella pagina dedicata ai numerosi pendolari dal nome Pendolari Pontremolese. Tra l'indignazione generale si valuta anche di chiedere un incontro pubblico e ufficiale coinvolgendo amministratori locali e dirigenti di reti ferroviarie italiane. Si vuole costituire una comunità energetica rinnovabile sul territorio dell'Appennino Parmense occidentale e di questa iniziativa è capofila l'Unione delle Valli del Taro e del Cenio. Una buona iniziativa perché permetterebbe, oltre a portare fonti rinnovabili sul nostro territorio, anche avere risorse da spendere nel nostro territorio.
Racconto che mi è stato fatto di una comunità montana della Val Camonica che è ancora esistente, mi hanno raccontato che è ancora esistente proprio perché gestisce le centrali idroelettriche del territorio. Queste risorse permettono di averla ancora in essere. Comunità montane che erano una grande opportunità per la montagna, da quando sono venute a scemare anche la montagna è venuta a calare di importanza. Probabilmente la provincia da Parma ha meno capacità di incidere, tanto più se dovessero eleggere un presidente della provincia che non sia dell'Appennino, ha meno capacità di incidere sui territori montani perché non vive in montagna, e questa è una componente importante. Ma vediamo invece questa buona iniziativa dell'Unione dei Comuni delle Valli del Tero e del Ceno per poter portare fonti rinnovabili ma soprattutto risorse sui territori appenninici. L'Unione dei Comuni Valtaro-Valceno si è fatta capofila per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile nel territorio dell'Appennino Parmense occidentale. L'obiettivo è quello di utilizzare nel miglior modo possibile il consistente stanziamento di fondi da parte dell'Unione Europea per la costruzione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come parchi eolici, complessi di pannelli fotovoltaici e centraline idroelettriche di dimensioni contenute. A questo scopo sono stati organizzati 3 incontri, il primo dei quali si è svolto ieri mattina a Borgotaro presso la sala convegni di Palazzo Tardiani, sede dell'Unione dei Comuni Valtaro-Valceno. È una direttiva dell'Unione Europea che è stata, tra l'altro, viene già qualche anno che ne stanno parlando, questo delle comunità energetiche, ma è stata poi approvata nelle settimane scorse. E prevede appunto la nascita di questi partenariati pubblico-privati, quindi possono essere i comuni, possono essere le unioni montane, possono essere ovviamente i privati, i cittadini, per far nascere questi soggetti che vadano verso l'autonomia energetica attraverso le fonti rinnovabili. I finanziamenti sono dell'Unione Europea, ma sono anche nel PNRR, quindi quello relativo all'Italia, dove vengono finanziate soprattutto le comunità energetiche per i comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi grandi opportunità per i territori appenninici. Questi impianti verrebbero cofinanziati, nel senso che ci vogliono comunque un finanziamento di base da parte di chi li effettua, o sono finanziati completamente con i fondi europei? Ecco, lì per questa cosa bisognerà vedere quali saranno i decreti attuativi. In linea di massima per i comuni di solito sono finanziati al 100%, anche perché quando sono, non so, ad esempio soltanto l'80%, poi il 20% in più viene messo dal fondo di rotazione nazionale, quindi per i comuni di solito, per gli enti pubblici, è totalmente gratuito. Per i privati non è detto, però ecco, lì bisognerà vedere quello che dicono i bandi e quello che dicono i decreti attuativi. Al momento ancora non lo sappiamo. La cosa interessante è che nel momento in cui, oltre all'autonomia energetica, si dovesse avere la capacità e la possibilità, come è auspicabile, di produrre più energia di quella che serve e quindi di venderla alla rete, queste risorse che vengono così ottenute, perché appunto viene venduto alla rete elettrica nazionale, vanno poi utilizzati per il bene della comunità, quindi per finanziare progetti pubblici, acquisto di beni comuni, politiche pubbliche al servizio dei cittadini. Una grande opportunità quindi soprattutto per i comuni appenninici per incrementare gli introiti di bilanci che di anno in anno diventano sempre più magri. Sì, oltre a un discorso prettamente economico c'è sicuramente un discorso ambientale ed energetico molto più importante e molto più determinante. Credo che questa sia un'opportunità non solo per i piccoli comuni montani, quindi comuni sotto i 5.000 abitanti, ma un'opportunità anche per le attività economiche, per gli artigiani, per le imprese, per i privati, per ottenere contributi, per aumentare la propria efficienza energetica, quindi con un netto risparmio sulla bolletta dei consumi di energia, ma anche un risparmio con un beneficio ambientale, in quanto si avrebbe una riduzione di emissioni di CO2.
È un tema molto attuale di cui se ne sta parlando già da molti mesi, un tema su cui l'Europa ha focalizzato alcune risorse, anche lo Stato italiano, come abbiamo già detto nel PNRR, ha stanziato circa 2 miliardi e 2 su queste tematiche, quindi credo che sia una golosa opportunità per tutti noi e vale la pena approfondirla e studiarla bene per poter cogliere appunto questa opportunità. Come Unione dei Comuni, insieme all'Unione Valnure, abbiamo partecipato a un piccolo bando regionale e con queste risorse abbiamo organizzato queste 3 giornate per poter illustrare meglio nel dettaglio il tema delle comunità energetiche rinnovabili. Sono convinto che potrà esserci sicuramente delle implementazioni future nelle nostre comunità. Ed ora alcune decine di secondi di pubblicità, ma non andate via perché parleremo ancora di forse truffe di persone che vengono a citofonare e peraltro con una registrazione audio di una cosa che riguarda una cosa accaduta nei giorni scorsi in Bassavalle. Parleremo di dighe come importante strumento per combattere i cambiamenti climatici, ma parleremo anche della bellezza del nostro Appennino e anche di opportunità per fare acquisti prenatalizi. A tra poco, aspettate un attimo l'uscita, poi dopo l'uscita torniamo con una parte di telegiornale uguale se non ancora più interessante di questa prima parte. Ditta Nuova Montelli a Borgo Valditaro, via Europa e via Cassio vi propone grandi novità. Alla Nuova Montelli troverete frutta colorata per creare ottimi piatti natalizi. Si informa la clientela che si commerciano alberi e stelle di Natale, si confezionano cesti natalizi, oltre a clamorose altre offerte e novità. Alla Nuova Montelli un esempio, mele golden a soli euro 0,89 al chilo, clementine a soli 1,50 al chilo. Avete capito o no che solo alla Nuova Montelli che vi offre prezzi sempre più belli? Nuova Montelli, via Europa, via Cassio a Borgotaro. Buone feste! Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgotaro, via Pieve 4 bis. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma da 40 anni sul mercato vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelte tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizi di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo, via della Libertà 43, Borgotaro, Parma, telefono 0525 90324. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio.
Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24/24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car. Autocarrozzeria Borgotaro, veloci e professionali. Eccezionale! Da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. Essiccatore per funghi e frutta 5 cestelli 79 euro. Cesto da funghi a zaino 49 euro. Stufa pellet 5,5 kW Nordica 890 euro. Stufa marca Fonderia porta due buchi a legna in ghisa 599 euro. Stufetta elettrica Bimar 2000 watt 22 euro e 90 centesimi. Potatore a batteria Bluebird con due batterie 179 euro. Sorprendente Baudassi, dove i prezzi sono bassi. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata, con tutta la qualità che ci contraddistingue da anni. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità direttamente nel vostro congelatore. E come sempre vi aspettiamo anche solo per ricevere il buongiorno. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia, qualità senza compromessi. Noi commercianti di Borgo Valditaro stiamo preparando il grande evento che riproponiamo ogni anno, il Black Friday. Vi aspettiamo il giorno 26 novembre, quando saremo aperti con orario continuato. Auguriamo a tutti buoni acquisti e che sia anche una giornata di relax tra shopping, un caffè al bar, due chiacchiere ed una passeggiata per il borgo. Black Friday, venerdì 26 novembre a Borgo Valditaro. Si parla di truffe online, di truffe al citofono. Vi propongo questo servizio che ha riguardato la Bassa Valle, un servizio che non sappiamo se è una truffa oppure no, però è significativo di come a volte ci si comporti in un modo che non è completamente chiaro anche da parte di coloro che vengono a suonarci il citofono per proporci degli affari o delle opportunità. Vediamo. Squilla il citofono. Si risponde e quello che dice la persona da sotto è: consegna moduli contatore. Che cosa vuol dire, cos'è, cosa non è? Questo è quello che è capitato a diversi cittadini di Fornovo lo scorso 23 di novembre. È capitato anche a me ed è per questo che la cosa che mi ha colpito è che, citofonando, probabilmente avendo letto il mio nome sopra il citofono, ha detto: buongiorno, lei è capace l'intestatario del contatore dell'Enel? E già questo mi ha abbastanza preoccupato, perché l'intestatario del contatore non sono io, ma mia moglie. Quindi già mi faceva capire che dietro questa richiesta non c'era qualcosa di completamente pulito. Così ho deciso di scendere per cercare di approfondire e registrare la voce di questa persona. Questo è quello che ho raccolto. Buongiorno, devo consegnare anche qua il modulo all'intestatario del contatore, si chiama solo una bolletta semplice. Voi avete sempre l'Enel, giusto? Sì, ma non ci interessa cambiare. Non c'è da cambiare nulla, dipende. Deve essere inviato un numero di cliente sulla fattura. Se di colore rosso, devo lasciare il modulo. Se in verde è già a posto, tutto qua. Lasciami il modulo e ci guarderò. E sono numerati. Recupero e ti faccio leggere. Ma lascia stare perché non ti interessa, dai. Non sai neanche per quale motivo stai passando. No, guarda, sì. Non hai letto la comunicazione di fattura? No, non ho capito. Chi consegna i moduli contatori è presente l'intestatario? Insomma, come si vede, lui continua a dire che deve consegnare dei moduli del contatore.
E peraltro fa presente che in funzione di qualcosa che c'è scritto sulla bolletta noi siamo gli intestatari o meno di un'eventuale, sembra quasi, opportunità. O addirittura no, di un obbligo che ci viene addirittura dall'Enel, non si capisce bene. Insomma, una situazione perlomeno confusa, ma sicuramente non chiara e non corretta. Io così ho verificato anche con la polizia locale per capire se fosse qualcosa di autorizzato e la polizia locale mi ha confermato che c'era una richiesta da parte di una società di poter fare del porta a porta in quella giornata. Quindi non possiamo parlare di truffa perché non si capisce bene, ma sicuramente le modalità che ha utilizzato la persona che ho visto, peraltro, che aveva un accento lombardo, era alto e ben vestito, non sono, non so se si può dire truffaldine, ma perlomeno molto equivoche. Quindi attenzione a quando rispondete al citofono. L'acqua è un bene prezioso e lo sarà ancora di più in futuro, in funzione di come sembrano stiano andando i cambiamenti climatici in tutto il mondo, ma anche sul nostro territorio. Per quello bisogna ragionare in anticipo, come si sta cercando di fare anche attraverso la regione. Ce ne parla il consigliere regionale del nostro territorio, Matteo Daffadà, nel servizio di Pierluigi Previ. La regione Emilia-Romagna si sta attivando per la costruzione di invasi nelle zone appenniniche, ovvero la creazione di laghetti artificiali mediante dighe in grado di regolamentare il flusso delle acque. Come mai questo interessamento? Sono anni che si parla di invasi, sono anni che si parla di dighe, la più famosa è la diga di Vetto che non si è mai riuscita a fare. Ultimamente appunto è ritornato in auge questo tema, dovuto alla siccità che leggiamo in questi giorni. Sono 7 anni consecutivi che ogni stagione è la più calda della precedente, per cui è importante trovare delle forme di approvvigionamento di acqua, di accumulo di acqua, e gli invasi sono uno di questi, di queste soluzioni, di questi strumenti. È un problema sentitissimo nella Val Parma, quindi nelle valli vicine alle nostre, ma un problema sentito anche da noi, per cui la regione Emilia-Romagna sta cercando e trovando i finanziamenti per progettare delle forme appunto di immagazzinamento di acqua. Questo potrà servire per produzione di energia elettrica, questo potrà servire per regolazione durante i momenti di grande piovosità appunto dei flussi d'acqua, e quindi anche un contrasto al dissesto idrogeologico. Questo può servire sicuramente per l'utilizzo nell'irrigazione della pianura. Noi abbiamo appunto grandi produzioni nella Food Valley, produzioni agricole, queste vanno in difficoltà d'estate quando c'è siccità. Fare degli invasi potrà consentire sicuramente di avere, quando non piove, appunto l'acqua a sufficienza almeno per poter appunto irrigare i campi. Quindi credo che sia un lavoro di progettazione e di grande prospettiva quello di mettere a terra appunto dei finanziamenti per poter risolvere un problema che ormai sta diventando veramente molto preoccupante per il nostro territorio provinciale, diciamo. Si è parlato anche di contrasto al dissesto idrogeologico, al quale questi invasi, questi laghi artificiali potrebbero dare una mano. In che modo? Assolutamente, perché riescono, questo mi raccontano gli esperti, i tecnici, a regolare appunto il flusso di acqua nei fiumi, nei torrenti e via. Quindi il riuscire a trattenere l'acqua nel momento in cui ne viene tanta, ne viene troppa, consente anche appunto di regolarizzare dal punto di vista del dissesto il flusso dell'acqua valle. Torna il Black Friday a Bedogno, organizzato dai commercianti del centro commerciale naturale sopportato dall'amministrazione comunale. Vi è una giornata di super sconti nei negozi e bar del paese in programma per tutta la giornata di venerdì 26, di venerdì prossimo. Torna il Black Friday a Bedogno, in programma per tutta la giornata di venerdì 26 novembre. Organizzato dai commercianti, centro commerciale naturale e supportato dall'amministrazione comunale, l'evento era diventato un habitué per tutta la Valtaro e anche per l'Italia da diversi anni. Una tradizione importata dagli Stati Uniti d'America, dove dal 1952, il giorno dopo il ringraziamento, è diventata la data simbolo per l'inizio della stagione dello shopping natalizio.
Ma se negli States il Black Friday ha preso realmente piede storicamente solo negli anni 80, per arrivare in Europa ci è voluto qualche decennio in più. L'Italia è stata una delle ultime ad aggiungersi al treno della tradizione del venerdì nero, ma negli anni ha sempre riscosso un ottimo successo, ampliato a tutti i settori del commercio, dal retail alla ristorazione. Nelle grandi città diverse compagnie e catene di negozi e ristoranti hanno ampliato le offerte di scontistica addirittura a tutti i venerdì del mese. A Bedonia è previsto solamente per venerdì 26 novembre, con sconti pubblicizzati su varie testate e mezzi di informazione. Un ringraziamento ai commercianti di Bedonia e al Centro Commerciale Naturale, commenta il sindaco Serpagli. Come amministrazione abbiamo supportato l'iniziativa che mediamente negli anni precedenti ha sempre riscosso successo. Continuiamo con un servizio, è un servizio che riguarda, che continua un documentario che parla di Compiano, il meraviglioso borgo appenninico della Valtaro. Vediamo. Compiano, com'è e com'era? Compiano c'era 2000 anni fa, perché in un punto strategico di due strade, una che risale alla valle, non era così importante, ma soprattutto l'antica strada che congiungeva Lucca o il territorio lucense, che arrivava fino a Centocroci, con quella che era la nostra capitale di un tempo, Velleia. In questo punto, con l'incrocio con la strada che risale al Taro, è stato impiantato un forte. E abbiamo notizia scritta questa volta da un documento dell'814, vale a dire 1200 anni fa, che parla di Castrum cum Campoplano, vale a dire il castello, la fortificazione con il campopiano sotto. È quello che gli ha dato anche il nome, perché troviamo scritto Castrum cum Campoplano, poi in un documento successivo troviamo scritto Castrum cum Plano, e in un altro documento ancora troviamo scritto Compiano, e quindi il nome di Compiano è venuto da qui. Ebbene, com'era però allora il Compiano e il castello? È un borgo con castello, che allora era molto più semplice ovviamente. Vediamo il borgo che era molto più limitato, poi si è sviluppato, e vediamo il lato est che ha le case stesse che fanno da mura. Anche il lato ovest aveva le case che facevano da mura e c'era la strada, attraversava il Taro, veniva su direttamente, la porta entrava proprio nel fianco del paese e c'è ancora le tracce di questa porta. Poi nel 500 è avvenuto un fatto particolare che ha influenzato tutte le fortificazioni, è stato l'avvento dell'artiglieria. Mentre prima per sfondare una porta bisognava andarci sotto e sfondarla e dall'alto ti buttavano in testa e ti ammazzavano, con l'artiglieria bastava postarsi a meno di 100 metri dove non ti potevano tirare sassi in testa e di lì sparavi e sfondavi la porta. Allora la porta di Compiano non andava bene lì e ne hanno fatto una molto più complessa dove si entra adesso. In dialetto si chiama e porte, vale a dire al plurale, mentre le altre due porte del paese si chiama a porta de Compianen, a porta da Siterna. Questa plurale, perché plurale? Perché fino al 1911, quindi recentemente, c'era un grande quadrato di mura con una porta sul fianco verso il castello, per cui per entrare in questo quadrato di mura bisognava entrare con le spalle al castello. Poi se uno riusciva a sfondare ed entrare si trovava in un quadrato di mura con due torri e doveva sfondare la porta, quella da cui si entra adesso. In quel periodo, vale a dire siamo alla fine del 500, è stato costruito le mura ovest, mentre a mura est sono rimaste le case che fanno da mura, le mura ovest sono rimaste. Infatti c'è tutto il percorso che dalla piazza si scende e si arriva fino alle porte passando lungo le mura.
Grazie al dottor Rulli per questo bel servizio, anche un modo per far vedere quanto è bello il nostro territorio. Io vi saluto perché l'appuntamento con l'informazione locale di Radio Telappennino Parma per questa sera è finito. Vi do l'appuntamento per l'appuntamento di domani alle 19.35, invece per quel che mi riguarda ci vediamo con il TG Parmense alle ore 19 venerdì prossimo. Per chi ha visto il TG Parmense prima di questa edizione del TG di RTA avrà visto la nostra Daniela Bassi leggere il TG. Sta andando davvero molto bene. Complimenti anche da me a Daniela Bassi. Io ribadisco i miei ringraziamenti per essere stati con noi anche questa sera. Vi ricordo di continuare a seguire le trasmissioni di Radio Telappennino Parma. Buonasera e buona continuazione di settimana.